Buongiorno e benvenuti a Ruvo di Puglia in provincia di Bari. Siamo in diretta televisiva sul canale 218 del digitale terrestre Fly TV e tra qualche istante sul sagrato della chiesa di San Domenico in Ruvo di Puglia sarà celebrata la solenne celebrazione eucaristica di Pasqua. Chi vi parla al microfono è Domenico Lobascio. Riprese televisive a cura di Martinelli Film Produzioni di Nico Martinelli, la regia affidata a Gianni dell'Aquila Fly TV. Siamo anche in diretta streaming sul sito www.flytv.it/live. Bene, allora manca davvero poco al rientro della sacra statua di Gesù risorto e nel frattempo linea alla regia. Immersa in una piana di ulivi e melograni, Torre del Monte è una tenuta che conserva in sé i segni della storia. Tenuta Torre del Monte, strada provinciale 151, Ruvo Altamura, chilometro 3,2, Ruvo di Puglia. Oleficio Mazzone, frantoiani da quattro generazioni. Lavoriamo con passione all'insegna della trasparenza, correttezza e professionalità. A viaggiare in direzione di extravirginità italiana senza compromessi. Oleficio Mazzone, via Senatore Gramegna 15, Ruvo di Puglia, zona industriale. La Maggialetti Bus Operator offre alla clientela servizi professionali ed efficienti, in grado di soddisfare le più svariate richieste di viaggio. Maggialetti Group, il tuo partner ideale del viaggio. Piazza Felice Cavallotti, 14, Ruvo di Puglia. Situata nel comune di Ruvo di Puglia, nel cuore del parco dell'Alta Murgia, l'azienda agricola Minafra è il frutto del lavoro che raggruppa l'opera, le idee e gli obiettivi di tre imprenditori. Azienda agricola Minafra, di Giuseppe Minafra, via Vecchia Canosa, zona rurale, Ruvo di Puglia. Studio commerciale Dottor Biagio Cantatore, professionista che esercita la sua attività da 30 anni, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili presso il Collegio di Trani. Dottor Biagio Cantatore, commercialista in Ruvo di Puglia, Piazza Felice Cavallotti 30. Nel nostro laboratorio produciamo un vasto assortimento di prodotti da forno, la ricerca delle materie prime, la manualità e poi c'è Rocco. Il nostro ingrediente segreto è lui. Lui è il nostro portatore sano di tradizione ed è lui che fa la differenza nei nostri prodotti. IBA, Ingrosso Budelle e Affini, di Salvatore De Venuto, via Senatore Gramegna 28, zona industriale, Ruvo di Puglia. Tabacchi di Simone Sandra, ricevitoria Sisal e Lottomatica, ricariche telefoniche, marche da bollo, giochi dell'otto, Super Enalotto e 10 e l'otto. Tabacchi di Simone Sandra, via Scarlatti 1012, Ruvo di Puglia. La Tecnohouse Immobiliare Columella SRL si occupa di intermediazioni immobiliari. Tecnohouse, corso Gramsci 16, angolo Vialbamonte 4, Ruvo di Puglia. Agenzia Piave di Paparella Marinella, studio di consulenza, automobilistica e assicurazioni, corso Piave 31, Ruvo di Puglia. L'Albero del Sole, erboristeria, linee profumate naturali, uomo, donna, bimbi, alta fitocosmesi e prodotti per la bellezza del viso, fitoterapici ed oli essenziali ed oggettistica per eventi. L'Albero del Sole Erboristeria, via Isabella Griffi 6, Ruvo di Puglia. Gruppo Campanale, igiene casa e persona, corso Iatta 2/A, angolo Piazza Felice Cavallotti 1 e via Pertini 71, al discount via Trento 48, Orso Profumeria, corso Cotugno 13, Ruvo di Puglia.
Tenuta Tedone Consolini, a soli 10 km da Ruvo di Puglia, nasce immersa in uno splendido bosco di querce. L'allevamento presente nella tenuta è lasciato pascolare allo stato brado, offrendo così prodotti di eccellente qualità, come anche l'orto coltivato esclusivamente con metodi naturali. In questo contesto rilassante è possibile anche soggiornare. Tenuta Tedone Consolini, contrada alla Madape, 482/A, Ruvo di Puglia. Caseificio Michele Fracchiolla, dal 1950. Il segreto è l'attenzione e la cura lungo tutta la filiera produttiva della meticolosa ricerca delle materie prime fino alla distribuzione finale. Oggi il caseificio Fracchiolla si è perfezionato nella produzione di prodotti di alta qualità. Caseificio Michele Fracchiolla, via Scarlatti 51/55, Ruvo di Puglia. La Cioccolaterie è presente sul territorio ruvese dal 2001. Effettua lavori di pasticceria artigianale, dalla creazione di torte monumentali alla preparazione di aperitivi gourmet da gustare nel loro The Horse. La Cioccolaterie, via Alberto Mario 9, Ruvo di Puglia. Onoranze Funebri Humanitas di Carlo Colasuonno e Giuseppe Iurlaro, via Vanini 13, Ruvo di Puglia. Mabù Caffè di Luigi Bucci, pasticceria e realizzazioni di torte per ogni occasione. Le ottime materie prime e l'ottima lavorazione rendono le sue realizzazioni gustose, fragranti, soffici, ma soprattutto belle da vedere. Mabù Caffè di Luigi Bucci, via Santa Barbara 45C, Ruvo di Puglia. Pescheria Mare Chiaro, freschezza giornaliera di prodotti ittici, specialità di pesce crudo, cotto, fritto e al forno. Pescheria Mare Chiaro, piazza Dante 4/5, Ruvo di Puglia. Ortofrutta di Padovano Vito, professionalità e competenza al vostro servizio, con prodotti freschi, genuini e di alta qualità. Ortofrutta di Padovano Vito, corso Gramsci 40 e via Einaudi 25, Ruvo di Puglia. Taralificio Utaradduz, tarali lessi e tradizionali, focacce, bruschette, biscotti, dolci di mandorle e frulline al burro. Taralificio Utaradduz di Mario De Cillis, via Duca della Vittoria 39, Ruvo di Puglia. Casa dei Tortellini, una vasta gamma di tipologie di pasta, prodotti e confezionati senza conservanti e coloranti, in modo artigianale usando materie prime di massima qualità. Casa del Tortellino, dal 1979, via Alberto Mario 38, Ruvo di Puglia. Atelier Filò Creazioni Stilistiche di Meryl Couture. La passione e la continua ricerca stilistica e la cura nei dettagli sono i tratti distintivi dell'Atelier Filò. Tra i brand presenti nella collezione sposa troviamo Vinny, Darling, Toy Spose, Radiosa, Bell'Antuono. Per la cerimonia invece Impero, Radiosa, Romeo Gigli, Lancetti. Meryl Couture by Filò di Fracchiolla Maria, via Scarlatti 24N, angolo via Le Croci 37, Ruvo di Puglia. Ancora in diretta da Ruvo di Puglia in provincia di Bari, siamo sul canale 218 del digitale terrestre Fly TV e siamo anche in streaming sul sito www.flytv.it/live. Bene, stiamo ascoltando, stiamo sentendo la piazza, tutta la piazza di Ruvo di Puglia, qui siamo in piazza Bovio, tutta la piazza sta ascoltando, sta sentendo il rumore dei tamburi, il tamburo che simboleggia appunto l'arrivare, che simboleggia, diciamo, l'arrivo appunto della sacra statua del simulacro di Gesù risorto in questa piazza. E quindi manca davvero poco, manca davvero poco. È una bellissima, diciamo, manifestazione quella che si svolge ogni anno qui a Ruvo di Puglia appunto nel giorno di Pasqua, una processione stoica che si perde nei tempi e che si svolge appunto sin dal 1922 a cura della Confraternita Purificazione Addolorata di Ruvo di Puglia presso la parrocchia di San Domenico. Una piazza meravigliosa, quella di Ruvo di Puglia, che tra qualche istante accoglierà il risorto per incominciare appunto la solenne celebrazione eucaristica di Pasqua.
Vi ricordo che siamo anche in streaming sul sito www.flytv.it/live oppure semplicemente aprite la piattaforma Facebook Fly TV e cliccate sulla diretta televisiva Fly TV. Ed ecco, la piazza di Ruvo di Puglia accoglie in questo momento la processione di Gesù risorto, il simulacro di Gesù risorto. Qualche cenno storico: la processione di Gesù risorto si svolge sin dal 1922 a cura della confraternita Purificazione Addolorata di Ruvo di Puglia presso la parrocchia di San Domenico. Questa processione dunque chiude tutti i riti della Settimana Santa. Il simulacro è opera dell'artista barese della cartapesta Salvatore Bruno e porta la data del 1952. Oggi la città è in festa. La Santa Pasqua richiama molta gente in questa piazza che si appresta appunto a seguire tra qualche istante questa solenne celebrazione eucaristica. Presiede la solenne celebrazione eucaristica il Vescovo Emerito Sua Eccellenza Monsignor Felice Di Molfetta e concelebrata dal Padre Spirituale Don Vincenzo Speranza, titolare della Chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia, e dal Diacono Don Sergio Lo Iacono. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia con voi. Un saluto cordiale a Sua Eccellenza Monsignor Felice Di Molfetta, che come sempre ci onora con la sua presenza. Grazie Eccellenza di essere in mezzo a noi a portare la parola di Cristo Signore risorto. Dentro di noi c'è tanta gioia perché siamo usciti dal sepolcro della morte e Cristo trionfa nella gloria. Alleluia, alleluia. Grazie carissimo Don Vincenzo, e a voi nel saluto che vi ho rivolto è il saluto di Cristo risorto ai discepoli. Pace a voi, fratelli e sorelle, lieti di questo giorno santo. Prima di accogliere il dono della parola e della sua presenza in mezzo a noi, imploriamo la grazia del perdono. Signore nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà. Cristo nostra pace, abbi pietà di noi. Cristo pietà. Signore, nostra vita e futura risurrezione, abbi pietà di noi. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di resurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non al tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno di Cristo, Signore. Alleluia! La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno di Cristo, Signore. Alleluia! La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno di Cristo, Signore. Alleluia! Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Sequenza. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge. L'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora, vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che cosa hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli, i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo risorto, mia speranza, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino e quando era ancora buio e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che le seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli ma avvolto in un altro luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso le scritture, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Miei cari fratelli e sorelle, anche la creazione partecipa agli eventi della morte e risurrezione di Gesù. Nel momento in cui Gesù era sul Calvario, da mezzogiorno alle tre, si fece buio su tutta la terra, chiamando a raccolta, in questo caso, il sole e la luna, che partecipavano inorriditi a quello che stava avvenendo, la morte del Signore. E nella notte del primo giorno dopo il sabato, ancora la creazione è testimone di ciò che avviene nel silenzio. Primo testimone della risurrezione di Gesù è proprio la notte, nel momento in cui
la potenza dello Spirito, potenza resurrezionale, fa balzare quel corpo cadavere e ce lo consegna a noi vivo. E allora, cari fratelli e sorelle, questo vento di questa mattina sembra voler spazzare ogni ombra, ogni senso che incubisce la nostra esistenza. Il vento è sempre portatore di messaggi e lo Spirito di Dio proprio si manifesta nel momento della sua Pentecoste come vento terribile, forte, quasi da terremoto. E mi pare che laddove c'è la risurrezione, lì la stessa creazione partecipa e possiamo dire ci accompagna a comprendere ciò che è avvenuto in quella notte del giorno primo dopo il sabato. E noi dopo 2000 anni avvertiamo il bisogno, distanti come siamo, di sapere che cosa è avvenuto in quella notte, perché la creazione non parla, si manifesta con i suoi segni, ma abbiamo bisogno di persone che testimoni ci hanno potuto raccontare e questa eco dopo 2000 anni ci raggiunge. In questo caso avete sentito dire: raccontaci Maria, che cosa hai visto in quel giorno primo dopo il sabato? E Maria dice: all'alba mi sono portato e ho trovato il sepolcro ormai aperto, il sudario, le vesti cadaveriche, tutto quello che richiama la morte, e lui non c'è. Raccontaci Maria, cosa hai visto? Lei teme che Gesù, che lei tanto amava, poteva essere stato derubato, e invece il Signore la chiama per nome e le dice: Maria, sono io. Perciò, fratelli e sorelle carissimi, parlare di resurrezione significa parlare che Dio è vivo, che il Signore è qui, è presente in mezzo a noi e si manifesta ancora una volta in questo tripudio primaverile, in questo afflusso di fratelli e sorelle che partecipano alla vittoria di Cristo Signore sulla notte, sulla morte, sul peccato, e dice a me e a voi: gioite, perché ero morto, ma ora sono vivo. Raccontaci Maria, cosa hai visto per via? E lei ci dice: il corpo ormai risorto, il sepolcro ormai vuoto, e la morte non lo tiene più nelle sue mani gelide, colui che è la vita. Cristo Signore è vita e risurrezione, non poteva essere tenuto ingabbiato da queste gelide mani della morte. E allora capite, cari fratelli e sorelle, che celebrare la Pasqua del Signore significa riconoscerlo contemporaneo, significa ritenerlo partecipe della nostra festa che con noi cammina, e voi lo avete portato per le strade della città per dire: gente, fratelli e sorelle di Ruvo, sono con voi, sono il vivente, sono con voi per togliere ogni angoscia, ogni paura e restituire voi alla primigenia gioia, quando il mondo con Adamo ed Eva è stato creato e perché l'uomo fosse felice. La Pasqua, cari fratelli, davvero ci rivela un Dio non pronto a colpire, ma lasciatemelo dire, pronto a farci stupire. Colui che davvero ha mantenuto la parola e la mantiene per 2000 anni, davvero possiamo dire che egli, mi sia concesso di dire, è un galantuomo, mantiene la parola promessa. Aveva annunziato che sarebbero stati giorni di amarezza, di sofferenza, di dolore, di morte, ma il terzo giorno sarebbe risorto. E Gesù è davvero risorto. E noi con lui
gioiamo e godiamo per questo giorno di festa. Però, e chiudo, l'angelo della risurrezione dà un mandato a quelle donne, Maria Maddalena e le altre: andate e annunciate ai discepoli che il Signore li precede in Galilea, il Signore è vivo ed è risorto. Care sorelle, a voi viene dato il mandato di annunziare la risurrezione di Cristo. La Pasqua è davvero espressione della femminilità più bella, più meravigliosa, nella sua fecondità, nella sua tenerezza e nel suo splendore. Perciò, come l'angelo dice alle donne dell'alba del primo giorno dopo il sabato: andate e annunziate che il Signore è risorto, oggi a voi, care sorelle, incombe il compito di portare questo annunzio in famiglia, ai vostri figli, ai vostri congiunti, per le strade della nostra città, perché davvero il Signore è vivo ed è venuto a restituirci la gioia di essere amici suoi. Perciò la Pasqua è sempre festa di un Dio che torna a farci stupire, perché le cose di Dio sono sempre cose grandiose e meravigliose, come si conviene a un Dio che ama l'uomo. A tutti, fratelli e sorelle, il mio fervido augurio in nome del parroco e di quanti vi stanno a cuore, perché la Pasqua del Signore sia non soltanto un ricordo della sua risurrezione, ma che sia un impegno per noi a risorgere anche noi a vita nuova, per annunziare a tutti che davvero Gesù era morto, ma ora è vivo ed è risorto nell'atto di camminare, prendendoci per mano e facendoci gustare la presenza invisibile ma reale della sua persona nella storia e nella nostra geografia. Sì, lui è Signore della storia e di ogni nostro spazio geografico. Così lo vogliamo sentire, così lo vogliamo avvertire, come colui che cammina con noi e ci dice: sii contento, sii felice, fa risvegliare in te la speranza e allontana ogni amarezza e ogni tristezza, perché io sono il Dio della gioia e il Dio della festa. E così sia, fratelli e sorelle carissimi. Sì. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, nella gioia della vittoria pasquale di Cristo presentiamo al Padre le nostre invocazioni dicendo insieme: ascoltaci Signore, ascoltaci Signore.
perché l'annuncio gioioso della Pasqua raggiunga tutte le periferie del mondo e porti ovunque giustizia e pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nei nostri cuori l'amore sia più forte della discordia, la compassione più forte dell'indifferenza, la solidarietà più forte dell'individualismo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché nessuna fatica, nessuna sconfitta e nessuna ingratitudine abbiano mai il sopravvento, in quanti sono impegnati nel servizio della carità nella Chiesa, come nella società civile. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché ciascuno di noi, nelle nostre case e nei diversi luoghi della vita sociale, sia sempre portatore di gioia, di conforto e di speranza. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Signore, le nostre invocazioni e fa che, rinnovati dalla Tua potenza dello Spirito, possiamo camminare in novità di vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
è lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Sì. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Vescovo che presiede questa Eucaristia felice e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Domenico,
tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha dato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Pace a te, Dovincenzi, auguri buona Pasqua. Pace a te, Giovanni. Queste offerte che ti presentiamo all'altare sono segni di condivisione e di sensibilità verso i fratelli più bisognosi. Donaci, Signore, la grazia di mettere sempre il nostro amore al servizio dei fratelli. Fa che sappiamo sempre ringraziarti per ciò che abbiamo e aiutare chi si trova in difficoltà. Ogni famiglia cristiana, infatti, dovrà sentirsi prossimo nei confronti dei poveri, delle persone sole, degli anziani e della grande famiglia umana. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Cristo è risuscitato e la morte non ha più potere su di lui. Apriamo i nostri cuori, oggi e sempre. Dobbiamo consentire al risorto di restare tale anche nella nostra vita, nella consapevolezza di vivere e risorgere tutti i giorni dalla morte. La morte nell'odio, nella violenza, nel possesso, nel vizio
e di ogni ricorso che danneggia l'uomo anziché realizzarlo. Nel risorto e nel suo messaggio di salvezza si trova la vita e la resurrezione. Preghiamo, proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'intercessione del tuo amore, forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Prima di concludere la solenne Eucaristia, adesso do la parola al signor Sindaco, primo cittadino della nostra città, perché vuole rivolgere un augurio per la Santa Pasqua. È l'intervento del primo cittadino del Comune di Rovigo di Puglia, il professor Pasquale Chieco. Cittadini e cittadini, cari bambini e bambine, vi ringrazio per questo spazio, per darmi la possibilità di dare gli auguri a tutti quanti. Prima dicevo, mi hanno fatto un'intervista alla nostra emittente televisiva, dicevo che stamattina, credo come tutti noi, anzi già da ieri sera, ho ricevuto tanti auguri attraverso i social, attraverso i diversi gestori di messaggi. E una parte significativa di questi auguri, insieme ai tanti altri che augurano felicità, una parte significativa di questi auguri riportava videomessaggi, brani, anche singole frasi di Don Tonino Bello. Cioè gli auguri erano fatti attraverso la parola di Don Tonino Bello. E ho pensato che noi siamo siamo stati particolarmente avvantaggiati, particolarmente sentiti ad aver avuto la fortuna di avere una personalità come Don Tonino vissuta qui accanto a noi, perché a differenza di quello che avviene in tanti luoghi, che questi auguri sono diventati un rituale, qui siamo riportati al senso di questa festa. Don Tonino, in tutti questi messaggi prevale il sentimento della misericordia, della solidarietà, dell'attenzione verso gli altri. La Pasqua è una risurrezione che per credenti, ma anche per chi non crede, per tutte le persone di buona volontà, rappresenta un momento in cui bisogna guardare agli altri, bisogna vivere di solidarietà, bisogna pensare agli altri. Certo ci sono momenti, è un momento anche di felicità, di vissuto nelle famiglie, però accanto a questo la felicità è ancora più densa, ancora più grande, se la si condivide con gli altri, con quelli che sono stati meno fortunati, con i tanti fragili che ci stanno accanto, vicini e lontani. Quindi questo pensiero oggi intorno a questa festività si arricchisce per noi, per la nostra città, per il nostro territorio, di questo pensiero più largo, di questo pensiero più accogliente. E questo credo che sia una nostra caratteristica, una cosa che ci dobbiamo portare nel cuore, una cosa che ci deve motivare ogni giorno ad essere il più possibile fedeli con tutte le nostre
con tutti i nostri limiti, più possibile fedele a questa visione di attenzione rispetto agli altri, perché ogni giorno sia un'occasione di vicinanza, di fratellanza. E credo che questo messaggio si debba levare forte dalla nostra città. È bello pensare a una città ispirata a questi lavori, ispirata a questo pensiero, ispirate a queste figure, perché ci dà forza e ci dà determinazione nella nostra azione quotidiana. Tanti auguri a tutti quanti. E questo era l'intervento del primo cittadino del comune di Ruvo di Puglia, il professor Pasquale Chieco. Un doveroso ringraziamento alle autorità civili e militari intervenute, ai portatori della statua di Gesù Risorto, alla confraternita Purificazione Addolorata, al coro, al maestro che vedo che è scomparso, Rino Campanale sta di qua. Bene, a tutti voi, vedo sul vostro volto tanta luce, che sia la luce di Cristo risorto. Portate questa luce nel vostro cuore, portate questa luce nelle vostre famiglie, portate questa luce nell'ambito del vostro lavoro. Cristo è risorto. Alleluia, alleluia. Buon pranzo. E questo è l'augurio di Don Vincenzo Speranza a tutta la piazza, a tutta la cittadinanza, signor sindaco, e a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo su Fly TV. Amici tutti, mi piace concludere questo mio messaggio rifacendomi a Piero della Francesca, nel momento in cui descrive la risurrezione di Cristo, laddove nello sfondo c'è un albero spoglio che esprime l'inverno, dall'altra parte un albero fiorito, per significare il passaggio dal rigido inverno alla gioiosa primavera. E credo che la Pasqua, anche sotto il profilo meramente cosmico, credenti e non credenti, esprime proprio questo passaggio dalla sterilità alla fecondità. Ed è questo l'augurio che intendo fare a tutti quanti voi, alla cara città di Ruvo, perché questo evento nella zona è l'unica città che lo rivive proprio con il richiamo di Gesù risorto per le strade della nostra città. Con questi sentimenti mi associo anch'io a tutti i vostri sentimenti, i vostri desideri, e formulo gli auguri di ogni bene, come quel bene che Gesù ha portato risorgendo da morte, augurando a tutti pace nel Signore. Ed è con questi sentimenti che invoco su tutti la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Finisce qui questa solenne celebrazione eucaristica di Pasqua. La messa è stata presieduta dal Vescovo Emerito Sua Eccellenza Monsignor Felice di Molfetta e concelebrata dal Padre Spirituale Don Vincenzo Speranza, titolare della Chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia, e dal Diacono Don Sergio Loiacono. Vi ricordo che questa Santa Messa sarà trasmessa in replica alle ore 20 questa sera e anche domenica prossima alle ore 12. E allora a tutti voi, gentili telespettatori, non andate via, perché noi vi rinnoviamo gli auguri di della Santa Pasqua di Resurrezione e vi rimandiamo a tra poco per il rito dello scoppio della quarantana. E allora non andate via, restate con noi, linea alla regia. Immersa in una piana di ulivi e melograni, Torre del Monte è una tenuta che conserva in sé i segni della storia. Tenuta Torre del Monte, strada provinciale 151, Ruvo Altamura, chilometro 3,2, Ruvo di Puglia.
Oleificio Mazzone, frantoiani da 4 generazioni. Lavoriamo con passione all'insegna della trasparenza, correttezza e professionalità. A viaggiare in direzione di extravirginità italiana senza compromessi. Oleificio Mazzone, via Senatore Gramegna 15, Rugo di Puglia, zona industriale. La Maggialetti Bus Operator offre alla clientela servizi professionali ed efficienti, in grado di soddisfare le più svariate richieste di viaggio. Maggialetti Group, il tuo partner ideale del viaggio. Piazza Felice Cavallotti, 14, Ruo di Puglia. Situata nel comune di Ruo di Puglia, nel cuore del parco dell'Alta Murgia, l'azienda agricola Minafra è il frutto del lavoro che raggruppa l'opera, le idee e gli obiettivi di 3 imprenditori. Azienda agricola Minafra, di Giuseppe Minafra, via Vecchia Canosa, zona rurale, Ruo di Puglia. Studio commerciale Dottor Biagio Cantatore, professionista che esercita la sua attività da 30 anni, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili presso il Collegio di Trani. Dottor Biagio Cantatore, commercialista in Ruo di Puglia, Piazza Felice Cavallotti 30. Nel nostro laboratorio produciamo un vasto assortimento di prodotti da forno, la ricerca delle materie prime, la manualità e poi c'è Rocco. Il nostro ingrediente segreto è lui. Lui è il nostro portatore sano di tradizione ed è lui che fa la differenza nei nostri prodotti. IBA, Ingrosso Budelle e Affini, di Salvatore De Venuto, via Senatore Gramegna 28, zona industriale, Ruvo di Puglia. Tabacchi di Simone Sandra, ricevitoria Sisal e Lottomatica. Ricariche telefoniche, marche da bollo, giochi dell'otto, super enalotto e 10 e lotto. Tabacchi di Simone Sandra, via Scarlatti 1012, Ruvo di Puglia. La Tecnohouse Immobiliare Columella SRL si occupa di intermediazioni immobiliari. Tecnohouse, corso Gramsci 16, angolo Vialbamonte 4, Ruvo di Puglia. Agenzia Piave di Paparella Marinella, studio di consulenza, automobilistica e assicurazioni, corso Piave 31, Ruvo di Puglia. L'Albero del Sole, erboristeria, linee profumate naturali, uomo, donna, bimbi, alta fitocosmesi e prodotti per la bellezza del viso, fitoterapici ed oli essenziali ed oggettistica per eventi. L'Albero del Sole Erboristeria, via Isabella Griffi 6, Ruvo di Puglia. Gruppo Campanale, igiene casa e persona, corso Iatta 2/A, angolo Piazza Felice Cavallotti 1 e via Pertini 71, al discount via Trento 48, Orso Profumeria, corso Cotugno 13, Ruvo di Puglia. Tenuta Tedone Consolini, a soli 10 km da Ruvo di Puglia. Nasce immersa in uno splendido bosco di querce. L'allevamento presente nella tenuta è lasciato pascolare allo stato brado, offrendo così prodotti di eccellente qualità, come anche l'orto coltivato esclusivamente con metodi naturali. In questo contesto rilassante è possibile anche soggiornare. Tenuta Tedone Consolini, contrada La Madape 482/A, Ruvo di Puglia. Caseificio Michele Fracchiolla, dal 1950. Il segreto è l'attenzione e la cura lungo tutta la filiera produttiva della meticolosa ricerca delle materie prime fino alla distribuzione finale. Oggi il caseificio Fracchiolla si è perfezionato nella produzione di prodotti di alta qualità. Caseificio Michele Fracchiolla, via Scarlatti 51/55, Ruvo di Puglia. La Chocolaterie è presente sul territorio ruvese dal 2001. Effettua lavori di pasticceria artigianale, dalla creazione di torte monumentali alla preparazione di aperitivi gourmet da gustare nel loro The Horse. La Chocolaterie, via Alberto Mario 9, Ruvo di Puglia. Onoranze Funebri Humanitas, di Carlo Collasuonno e Giuseppe Iurlaro, via Vanini 13, Ruvo di Puglia. Mabù Caffè di Luigi Bucci, pasticceria e realizzazioni di torte per ogni occasione.
Le ottime materie prime e l'ottima lavorazione rendono le sue realizzazioni gustose, fragranti, soffici, ma soprattutto belle da vedere. Mabù Caffè di Luigi Bucci, via Santa Barbara 45C, Ruvo di Puglia. Pescheria Marechiaro, freschezza giornaliera di prodotti ittici, specialità di pesce crudo, cotto, fritto e al forno. Pescheria Marechiaro, piazza Dante 4/5, Ruvo di Puglia. Ortofrutta di Padovano Vito, professionalità e competenza al vostro servizio, con prodotti freschi, genuini e di alta qualità. Ortofrutta di Padovano Vito, corso Gramsci 40 e via Einaudi 25, Ruvo di Puglia. Taralificio Utaradduz, tarali lessi e tradizionali, focacce, bruschette, biscotti, dolci di mandorle e frulline al burro. Taralificio Utaradduz, di Mario De Cillis, via Duca della Vittoria 39, Ruvo di Puglia. Casa dei Tortellini, una vasta gamma di tipologie di pasta, prodotti e confezionati senza conservanti e coloranti, in modo artigianale usando materie prime di massima qualità. Casa del Tortellino, dal 1979, via Alberto Mario 38, Ruvo di Puglia. Atelier Filò, creazioni stilistiche di Meryl Couture. La passione e la continua ricerca stilistica e la cura nei dettagli sono i tratti distintivi dell'Atelier Filò. Tra i brand presenti nella collezione sposa troviamo Vinny, Dalen, Toy Spose, Radiosa, Bell'Antuono. Per la cerimonia invece Impero, Radiosa, Romeo Gigli, Lancetti. Meryl Couture by Filò di Fracchiola Maria, via Scarlatti 24N, angolo via Le Croci 37, Ruvo di Puglia. Bene, siamo ancora collegati da Ruvo di Puglia in diretta televisiva sul canale 218 del digitale terrestre Fly TV e siamo in piazza Bovio. Domenico Lobascio che vi parla, le riprese televisive sono a cura di Martinelli Film Produzioni, di Nico Martinelli, regia di Gianni Dell'Aquila Fly TV. E siamo anche in diretta streaming sul sito www.flytv.it/live. E intanto salutiamo tutti i turisti e tutti gli ospiti che sono venuti a Ruvo di Puglia nel giorno di Pasqua dai comuni limitrofi e da tutta la Puglia. E allora parte l'applauso spontaneo della nostra piazza per questa manifestazione, per questa bellissima manifestazione di oggi. E intanto vi ricordo tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa diretta. Gruppo Campanale, Igiene, Casa e Persona, Mabù Caffè di Luigi Bucci, Dolce Fiore, Meryl Couture Filò di Fracchiola Maria, Pescheria Mare Chiaro, Caseificio Fracchiola Michele, Bar Pasticceria La Cioccolaterie, Commercialista Cantatore Biagio, Agriturismo Tenuta Tedone Consolini, Maggialetti Viaggi, Tenuta Torre del Monte, Azienda Agricola Minafra, Elettrosolving SRL Impianti Elettrici, Oleificio Mazzone, Farmacia San Francesco Ruvo di Puglia, Tarallificio Biscottificio Utaradduz, Rivendita numero 21 Tabacchi di Simone Sandra, Agenzia Piave di Paparella Marinella, Onoranze Funebri Humanitas, L'Albero del Sole Erboristeria, la Cantina di Ruvo di Puglia, Ortofrutta di Vito Padovano, Agenzia Tecno House Immobiliare di Columella. Bene, con me Marianna La Calamita per parlare della quarantana e del rito dello scoppio della quarantana a Ruvo di Puglia. E nei paraggi c'è anche Vincenzo Caldarola, il presidente del comitato Feste Patronali. E allora, la parola a te Marianna. Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti coloro che stamattina sono intervenuti in piazza e buongiorno anche ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa sul canale 218 Fly TV. E allora, prima dello scoppio della quarantana, darò qualche cenno storico su questa bellissima tradizione. La quarantana è un'antica tradizione popolare, non solo di Ruvo di Puglia, ma anche di altre comunità. Essa simboleggia la quaresima, viene appesa ai crocicchi delle strade e vi resta appunto per 40 giorni. Viene collocata in alcuni punti della città subito dopo il giorno di Carnevale. Essa è considerata la moglie di Carnevale, ha sembianze di una vecchia, secca e smunta, vestita di nero. La simbologia, il fuso, il simbolo del lavoro femminile, un'arancia simboleggia l'inverno che va via. Nell'arancia sono conficcate 7 penne di gallina quante sono le settimane della quaresima.
Ogni settimana si toglie una penna, il pesce sarago, simbolo dell'astinenza e del digiuno. E tra poco assisteremo a questo rito antico. Dal modo come la quarantana verrà inghiottita dalle fiamme, i nostri avi traevano degli auspici dell'annata agraria. La sua esplosione rappresenta invece la vittoria della vita sulla morte, delle gioie sugli stenti e i sacrifici, della primavera sul freddo inverno. Ricordo che l'evento della quarantana è a cura della famiglia Callalora Vincenzo e figlie. Un attimo solo, devo girare la pagina. Vorrei ringraziare anche altri sponsor, oltre a quelli citati da Domenico, per aver accolto questa importante iniziativa. Caffetteria Arcobaleno by Michi, macelleria L'Angolo delle Carni, Francesco Bonpensieri, impianti termici e idrici, Santa Croce Michele, impianti civili e industriali, Bepetins, abbigliamento 016, design legno di Giacinto Stragapede, La Pulifacile, idea regalo Morgana, service partner Gianni Ursi, ditta Ponte Celestino, specializzati in fuochi pirotecnici, Nicola Martinelli, produzione video, cinema e TV, Demoter Strade di Ferrieri Tommaso e Company SAS, Maggialetti Autoservizi SRL, Centro Gomme Cantatore, Panificio di Vittorio, Animalandia, Barile Pasquale SRL, tecnologia per serramenti, ristorante e pizzeria Free State, Bar Beverly, pubblica assistenza Ruvo Soccorso Onlus, associazione volontari, donatori di sangue Fratres, L'Angolo Equino, specialità mediterranee di Nicola Caprio, autocarrozzeria Sud di Nicola Sorice. E un ringraziamento particolare lo rivolgo a Meryl Couture by Filò di Maria Fracchiolla, che stamattina mi ha permesso di poter indossare questo splendido abito. E infatti, Marianna, noi ti osserviamo questa mattina con questo splendido abito offerto. Grazie. Direttamente dal tuo sponsor. Io direi che siamo pronti, tutta la piazza è pronta, e allora Vincenzo Caldarola, il presidente del comitato feste patronali, dà le ultime disposizioni in merito alla sicurezza. Naturalmente noi dobbiamo anche ringraziare le forze dell'ordine che hanno appunto contribuito, che stanno contribuendo anche oggi alla realizzazione della sicurezza in questa piazza, e direi che siamo praticamente pronti per incendiare la quarantana edizione 2018 a Ruvo di Puglia. Vi ricordo ancora che siamo in diretta televisiva sul canale 218 del digitale terrestre Fly TV, siamo anche in diretta streaming sul sito www.flytv.it/live. Per chi può, può anche aprire la pagina Facebook Fly TV e cliccare appunto sulla diretta televisiva di Pasqua. Vincenzo Caldarola sta cominciando a dare fuoco. Vai. Vincenzo, vai, hai il nostro benestare. Vincenzo qui con noi, facciamo un applauso a Vincenzo Caldarola.
E mentre questa meravigliosa piazza applaude lo scoppio finale della quarantana, abbiamo qui con noi Vincenzo Calderone, il presidente del comitato feste patronali, che forse vuole ringraziare tutta la cittadinanza e dirci qualche cosa in merito a questa meravigliosa manifestazione di oggi. Devo dire grazie a tutti quanti gli sponsor che come tutti gli anni loro collaborano per la riuscita economica degli spari. Voglio ringraziare l'amministrazione che come al solito si mette sempre a disposizione in tutto e per tutto, in particolar modo Monica Filograno, assessora alla cultura. Avevamo anche il sindaco qui e non lo vedo, è andato via. Voglio dirvi che come tutti gli anni noi ci siamo impegnati, lavorato da stamattina dalle prime ore dell'alba per la riuscita di questo fatto, di questo scoppio. Per fortuna è andato tutto bene e la giornata ci ha accompagnato. Grazie, auguri a tutti quanti e buona Pasqua. Davvero ancora tanti tanti complimenti, davvero. Ringraziamo Vincenzo Caldarola, ringraziamo tutto il pubblico presente in questa meravigliosa piazza. E allora, cari amici, finisce qui questa diretta televisiva. Grazie ancora una volta ai gentili telespettatori per l'ascolto, il ringraziamento speciale alla famiglia Caldarola e figlie che hanno organizzato, che hanno contribuito davvero alla grande festa di questa mattina. Grazie ancora una volta a tutta la gente intervenuta in questa piazza, da parte mia Domenico Lobascio, Marianna La Calamita, di Vincenzo Caldarola qui presente, presidente del comitato feste patronali, le riprese televisive a cura di Martinelli Film Produzioni, di Nico Martinelli, la regia di Gianni Dell'Aquila, Fly TV. E allora a tutti voi auguri e buona Pasqua a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Immersa in una piana di ulivi e melograni, Torre del Monte è una tenuta che conserva in sé i segni della storia. Tenuta Torre del Monte, strada provinciale 151, Ruvo Altamura, chilometro 3,2, Ruvo di Puglia. Oleficio Mazzone, frantoiani da 4 generazioni. Lavoriamo con passione all'insegna della trasparenza, correttezza e professionalità. A viaggiare in direzione di extravirginità italiana senza compromessi. Oleficio Mazzone, via Senatore Gramegna 15, Ruvo di Puglia, zona industriale. La Maggialetti Bus Operator offre alla clientela servizi professionali ed efficienti, in grado di soddisfare le più svariate richieste di viaggio. Maggialetti Group, il tuo partner ideale del viaggio. Piazza Felice Cavallotti, 14, Ruvo di Puglia. Situata nel comune di Ruvo di Puglia, nel cuore del parco dell'Alta Murgia, l'azienda agricola Minafra è il frutto del lavoro che raggruppa l'opera, le idee e gli obiettivi di 3 imprenditori. Azienda agricola Minafra, di Giuseppe Minafra, via Vecchia Canosa, zona rurale, Ruvo di Puglia. Studio commerciale Dottor Biagio Cantatore, professionista che esercita la sua attività da 30 anni, iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili presso il Collegio di Trani. Dottor Biagio Cantatore, commercialista in Ruvo di Puglia, Piazza Felice Cavallotti 30. Nel nostro laboratorio produciamo un vasto assortimento di prodotti da forno, la ricerca delle materie prime, la manualità e poi c'è Rocco. Il nostro ingrediente segreto è lui. Lui è il nostro portatore sano di tradizione ed è lui che fa la differenza nei nostri prodotti. IBA, Ingrosso Budelle e Affini, di Salvatore De Venuto, via Senatore Gramegna 28, zona industriale, Ruvo di Puglia. Tabacchi di Simone Sanna, ricevitoria Sisal e Lottomatica, ricariche telefoniche, marche da bollo, giochi del lotto, super enalotto e 10 e lotto. Tabacchi di Simone Sanna, via Scarlatti 1012, Ruvo di Puglia. La Tecnoaus Immobiliare Columella SRL si occupa di intermediazioni immobiliari. Tecnoaus, corso Gramsci 16, angolo Vialbamonte 4, Ruvo di Puglia.
Agenzia Piave di Paparella Marinella, studio di consulenza, automobilistica e assicurazioni. Corso Piave 31, Ruvo di Puglia. L'Albero del Sole, erboristeria, linee profumate naturali, uomo, donna, bimbi. Alta fitocosmesi e prodotti per la bellezza del viso. Fitoterapici ed oli essenziali ed oggettistica per eventi. L'Albero del Sole Erboristeria, via Isabella Griffi 6, Ruvo di Puglia. Gruppo Campanale, igiene casa e persona, Corso Iatta, 2/A, angolo Piazza Felice Cavallotti 1 e via Pettini 71. Al discount via Trento 48. Orso Profumeria, Corso Cotugno 13, Ruvo di Puglia. Tenuta Tedone Consolini, a soli 10 km da Ruvo di Puglia. Nasce immersa in uno splendido bosco di querce. L'allevamento presente nella tenuta è lasciato pascolare allo stato brado, offrendo così prodotti di eccellente qualità, come anche l'orto coltivato esclusivamente con metodi naturali. In questo contesto rilassante è possibile anche soggiornare. Tenuta Tedone Consolini, contrada La Madape, 482/A, Ruvo di Puglia. Caseificio Michele Fracchiolla, dal 1950. Il segreto è l'attenzione e la cura lungo tutta la filiera produttiva della meticolosa ricerca delle materie prime fino alla distribuzione finale. Oggi il caseificio Fracchiolla si è perfezionato nella produzione di prodotti di alta qualità. Caseificio Michele Fracchiolla, via Scarlatti 51/55, Ruvo di Puglia. La Cioccolaterie è presente sul territorio ruvese dal 2001. Effettua lavori di pasticceria artigianale, dalla creazione di torte monumentali alla preparazione di aperitivi gourmet da gustare nel loro The Horse. La Cioccolaterie, via Alberto Mario 9, Ruvo di Puglia. Onoranze Funebri Humanitas di Carlo Collasuonno e Giuseppe Iurlaro, via Vanini 13, Ruvo di Puglia. Mabù Caffè di Luigi Bucci, pasticceria e realizzazioni di torte per ogni occasione. Le ottime materie prime e l'ottima lavorazione rendono le sue realizzazioni gustose, fragranti, soffici, ma soprattutto belle da vedere. Mabù Caffè di Luigi Bucci, via Santa Barbara 45C, Ruvo di Puglia. Pescheria Mare Chiaro, freschezza giornaliera di prodotti ittici, specialità di pesce crudo, cotto, fritto e al forno. Pescheria Mare Chiaro, piazza Dante 4/5, Ruvo di Puglia. Ortofrutta di Padovano Vito, professionalità e competenza al vostro servizio, con prodotti freschi, genuini e di alta qualità. Ortofrutta di Padovano Vito, corso Gramsci 40 e via Einaudi 25, Ruvo di Puglia. Taralificio Utaradduz, tarali lessi e tradizionali, focacce, bruschette, biscotti, dolci di mandorle e frulline al burro. Taralificio Utaradduz, di Mario De Cillis, via Duca della Vittoria 39, Ruvo di Puglia. Casa dei Tortellini, una vasta gamma di tipologie di pasta, prodotti e confezionati senza conservanti e coloranti, in modo artigianale usando materie prime di massima qualità. Casa del Tortellino, dal 1979, via Alberto Mario 38, Ruvo di Puglia. Atelier Filò, creazioni stilistiche di Meryl Couture. La passione e la continua ricerca stilistica e la cura nei dettagli sono i tratti distintivi dell'Atelier Filò. Tra i brand presenti nella collezione sposa troviamo Vinny, Dalin, Toy Spose, Radiosa, Bell'Antuono. Per la cerimonia invece Impero, Radiosa, Romeo Gigli, Lancetti. Meryl Couture by Filò di Fracchiolla Maria, via Scarlatti 24N, angolo via Le Croci 37, Ruvo di Puglia.